Ora inseriamo una resistenza elettrica R tra i due poli A e B e vediamo perché questo generatore in realtà non può funzionare all'infinito. Torniamo alla descrizione microscopica, prendendo uno dei portatori di carica convenzionalmente positivi, qui l'ho chiamato più E, avrei dovuto chiamarlo forse più Q, e immaginiamo che la barretta si stia spostando verso destra con velocità V. Sappiamo già che questo portatore di carica viene spostato verso il basso, quindi inizierà a muoversi con una certa velocità di deriva. Dunque adesso il suo moto è il moto combinato dovuto a due velocità che si sovrappongono, si sommano vettorialmente, una è la velocità di trascinamento dell'asta e l'altra è la velocità di deriva. Quindi la velocità totale complessiva di questo portatore di carica è questa indicata con questa freccia che è la somma vettoriale delle due velocità che si compongono, V e Vd. Vr sta per velocità risultante. Ricordiamo che tutto il circuito è immerso in un campo B che viene verso di noi, quindi esce dal foglio, e quindi questo portatore di carica positivo, che si muove con questa velocità inclinata, subisce la forza magnetica di Lorentz, QV vettore B, e utilizzando come al solito la seconda regola della mano destra, ponendo il pollice sulla velocità complessiva del portatore di carica, l'indice viene verso di noi, che rappresenta il campo B, allora il medio ci dà la forza di Lorentz, che è perpendicolare, come sempre, alla velocità della carica. Questa forza di Lorentz la possiamo scomporre nelle due componenti, parallela alla barretta e perpendicolare. In pratica la componente parallela è la forza di Lorentz che nasce sul portatore di carica perché il portatore si sposta a destra con questa velocità, mentre la forza di Lorentz perpendicolare nasce sul portatore di carica perché lui si sposta verso il basso con la velocità di deriva. Quindi possiamo vederle come due forze separate associate a due velocità separate, V e Vd. Sappiamo anche che questa forza parallela l'abbiamo interpretata come forza elettrica e infatti Vb è il campo elettromotore, quello che fa scorrere la corrente elettrica, ma rimane quest'altra forza di Lorentz verso sinistra che tira tutti quanti i portatori, non solo lui ma tutti gli altri, dalla parte opposta rispetto allo spostamento dell'asta. Quindi è una forza magnetica frenante. Se noi sommiamo tutte queste forze magnetiche su ciascun portatore, viene fuori una forza macroscopica verso sinistra che agisce da freno magnetico. La situazione è rappresentata in questo disegno dove si vede che i portatori di carica vanno verso il basso con velocità di deriva, la forza di Lorentz su di loro nasce verso sinistra e sommando tutte queste innumerevoli forze di Lorentz sui portatori viene fuori una forza magnetica macroscopica che agisce verso sinistra e va a frenare il moto della barretta che avviene verso destra. Del resto, l'esistenza di questa forza magnetica sulla barretta già la conoscevamo, è quella che in passato chiamavamo la forza magnetica di Faraday e vale ILB. Infatti l'asta è un conduttore percorso dalla corrente elettrica verso il basso che è immerso in un campo B esterno perpendicolare al conduttore. In pratica questo è il famoso esperimento di Faraday. Il conduttore subisce la forza magnetica data dalla formula di Faraday, IL vettore B. L'angolo tra l'asta L e il campo B è di 90 gradi, quindi il modulo di questa forza è ILB e il verso di questa forza è verso sinistra. Basta mettere le dita secondo la regola della mano destra numero 2. Quindi mettiamo il pollice lungo la corrente, quindi verso il basso. B è l'indice e viene verso di noi. Il medio è la forza magnetica e va verso sinistra. Quando invece la barretta si sposta verso sinistra, i portatori di carica convenzionalmente positivi vengono spostati verso l'alto, si muovono con velocità di deriva, su di loro agisce la forza di Lorentz verso destra e tutte queste forze di Lorentz insieme sommate danno la forza magnetica complessiva verso destra, che possiamo interpretare come abbiamo fatto prima come la forza magnetica di Faraday. Notiamo che di nuovo la forza magnetica è frenante, cioè si oppone alla velocità della barretta. Dunque
velocità verso sinistra, forza magnetica verso destra. La presenza di questa forza magnetica frenante ci fa capire che il generatore, questo generatore di corrente alternata, non può funzionare all'infinito, perché le oscillazioni di questa barretta saranno smorzate, non saranno oscillazioni che possono durare per sempre, saranno rallentate da questa specie di forza d'attrito. Vedremo infatti tra poco che questa forza magnetica è proporzionale alla velocità con cui si muove la barretta, cioè più la barretta si muove veloce più viene frenata. Quindi la barretta è come se si muovesse all'interno di un fluido viscoso. Non c'è nessun fluido, in realtà c'è la forza magnetica che si comporta come una forza viscosa, una forza proporzionale alla velocità istantanea della barretta.